Sì. Cioè, bellissimo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Spirro, il rappresentante dell'Istituto Magistrale Enrico Pestalozzi. In questi giorni si è parlato molto di questa manifestazione e io per primo mi sono chiesto cos'è davvero la legalità, non sapendomi dare una risposta ho cercato su internet e ho cercato cos'è davvero la legalità. La maggior parte dei siti internet mi davano tutti la stessa risposta: la legalità può essere definita come il rispetto della legge. Le leggi non sono altro che norme imposte dallo Stato per determinare i diritti e i doveri nei rapporti tra i cittadini. Si sente? Credo che tutti noi sappiamo perché siamo qui oggi. Tutti noi sappiamo purtroppo cosa sta vivendo San Severo in questi giorni, soprattutto nell'ultimo periodo. Rapine nei negozi, scippi tra le strade, spacciatori in ogni piccola stradina di San Severo. Costringono noi cittadini onesti ad effettuare compere nei negozi in fretta e furia, con paura, con la paura di incontrare qualche tizio in passamontagna. Abbiamo paura, circoliamo con i nostri veicoli, con le sicure negli sportelli, per paura di essere scippati ai semafori. Abbiamo paura, noi ragazzi, abbiamo paura quando torniamo a casa, percorriamo solo le vie principali, le vie più affollate, per paura di prendere le strade del centro storico. Ormai sono diventate centro commerciali per spacciatori e tossicodipendenti. La mia domanda a questo punto è: come possiamo risolvere questi problemi? Come possiamo risolverli? Molti di noi puntano subito il dito contro le autorità dicendo: guarda quel poliziotto, guarda quel carabiniere, non fa nulla. A mio avviso siamo noi che molto spesso non facciamo nulla. Noi di certo non aiutiamo le autorità a collaborare contro l'illegalità. Ora vi faccio una domanda. Supponiamo che ognuno di noi in questo momento subisca un furto. Molti di noi cosa farebbero? Denunciamo il furto alle autorità? Oppure chiamiamo il nostro amico delinquente sperando che ci aiuti a ritrovare ciò che è nostro? Purtroppo molti di noi usano la seconda alternativa per paura di essere chiamati infami. A mio avviso, non so voi, ma a mio avviso infame è chi non denuncia il fatto alle autorità. Ultima cosa, è vero, l'unione fa la forza, ma l'unione a sua volta è formata da tanti individui. Noi tutti nel nostro piccolo dobbiamo contribuire e combattere contro l'illegalità con i mezzi che ci sono possibili. Riprendiamoci ciò che è nostro e ciò che amiamo, San Severo. Bravo Cicco! Qua Giuliana parlava?